decalogo dell'etica del dialogo. Primo, l'altro esiste per ciascuno di noi e l'altro è il musulmano, l'altro è l'emarginato, l'altro è il marito, l'altro è il bambino, il mondo, una specie di superamento inconscio del solipsismo. Secondo, l'altro esiste come soggetto e non soltanto come oggetto. Esiste a sé stante e non mi ha chiesto il permesso di esistere. Neanche la pietra, gli alberi, gli animali. In altre parole, non si possono trasformare le pietre in pane. Terzo, l'altro non è oggetto di conquista, di conversione, di studi. È soggetto con diritti propri, con lo stesso diritto di interpellarmi, di interrogarmi che ho io. La relazione è quindi biunivoca. Il dialogo è dialogo perché non è un monologo. E non è soltanto domandare, ma lasciarsi anche interpellare. Per questo c'è una necessità di ascolto, di umiltà, di uguaglianza. Quarto, anche se io penso che l'altro, e l'altro può essere un sistema religioso o culturale, sbaglia, devo entrare in contatto con lui, altrimenti non c'è dialogo, e senza dialogo non c'è pace. Quinto, la disposizione a dialogare è il principio etico supremo. Se ci si nega al dialogo, si finisce con il divorzio, con la guerra, con la bancarotta, con il disastro. Sesto, il dialogo deve essere totale. Tutto deve essere messo sul tappeto, altrimenti non è dialogo dialogale, non è un dialogo umano, è un dialogo diplomatico. Si mira a vincere. Settimo, l'etica è collegata al politico, dipende dal religioso ed è frutto di una cultura. Tutto ciò relativizza l'etica, ma la rende concreta, efficace. Ottavo, l'etica scaturisce dal dialogo religioso e allo stesso tempo ne è la causa. È un circolo vitale, come tutte le cose ultime. Nono, nessuno ha il diritto di promulgare un'etica. L'etica non si promulga, si scopre, e si scopre nel dialogo. Inoltre, in un contesto mondiale quale è quello di oggi, a nessuno viene riconosciuto il diritto di promulgare un'etica universale e assoluta. Decimo, l'etica contemporanea deve confrontarsi con un novum che non si era mai verificato nella storia. Il novum di tanta gente che muore di fame, di sete, di stenti, di violenza e che attende una redenzione concreta. Non annuncio di principi etici, ma un comportamento operativamente salvifico, purificato di ogni pretesa messianica. Raimon Panikkar. Grazie a Giovanni Arezzo che ci ha introdotto, e benvenuti a questa prima serata del Festival delle Relazioni, la prima di quattro serate che in realtà sono il prosieguo di un cammino che fin qui è stato ricco, bello, esaltante, che ha avuto diversi momenti condivisi con molti di voi. Il primo momento, quello della street art, che ha visto il primo palazzo colorato da artisti stranieri e ragusani, tra l'altro
uno stabile a cui siamo affezionati perché lo riteniamo un luogo simbolico, è stata una chiesa, è stato un luogo degli scout, educativo, è stato sede dei disabili, è stato sede di accoglienza di un centro SPRAR, quindi ci era piaciuto sceglierlo per questo. L'altra seconda tappa che è stata la marcia straordinaria della pace che ha visto, come si è messo in evidenza, come tante persone, così come lo stanno mettendo in evidenza i fatti nazionali, sono disponibili, hanno un cuore attento, solidale, capace di commuoversi per la sofferenza, che ha visto un centinaio di laboratori presso le scuole, non solo, sui temi della relazione con lo straniero, e che ha visto dei concorsi che tra l'altro stasera premieremo, 146 lettere di un concorso per i ragazzi della scuola primaria, lettera a un coetaneo straniero, e poi 27 manufatti artistici, con le parole inglesi adesso l'abbiamo definito artwork, perché volevamo essere interculturali, ma solo in questo caso ce lo permettiamo. Ecco, perché abbiamo voluto che il festival, questo primo festival che ci auguriamo possa diventare tradizione, ecco, fosse frutto di una partecipazione, di un protagonismo e non solo di una scelta di pochi. Perché un festival? Perché qual è il senso del festival, delle relazioni? Festival perché i generi narrativi e artistici che abbiamo voluto utilizzare saranno i più disparati, dal confronto alle espressioni artistiche, quello che in queste serate avremo modo di poter condividere. Delle relazioni perché è sotto gli occhi di tutti che le relazioni sono difficili, hanno bisogno di guarigione, tutte le relazioni. Lo è come testimonianza il fatto, come dire, che le nostre comunità stanno diventando somme di solitudini. La solitudine è un grande dramma sottovalutato. Le relazioni sono difficili, quelle tra i generi. Oggi tutti i mediatori, gli psicoterapeuti, coloro che accompagnano, i sacerdoti, ci dicono quanto spesso nelle coppie la sofferenza è forte. E tante volte ascoltando entrambi i coniugi una comune risonanza e a volte con l'altro il senso di impazzire. È difficile la relazione con noi stessi. Diceva Schopenhauer, a volte sono così depresso da non saper dare del tu a me stesso, dare del tu a se stessi, a prescindere che sia depressi o meno, non è una cosa così scontata. Ancora più complicata è la relazione tra chi viene da culture diverse, da paesi diversi, da chi viene da religioni diverse. Ma se vogliamo però dirla tutta, penso che la relazione più difficile in assoluto, più drammatica fra tutte queste, è la relazione tra chi è povero e la relazione tra chi possiede. E questa oggi l'area del razzismo. Non ci fa problema chi ha una pelle diversa dalla nostra se ha il portafoglio ben fornito. Ci fa problema chi è povero. Il razzismo più strisciante, più subito e meno identificato è proprio questo. Per questo abbiamo voluto che il festival fosse dedicato alle relazioni quest'anno come per gli anni successivi. E penso che la grande sfida che abbiamo davanti è cosa faremo delle differenze. Il modo in cui risponderemo alle differenze determinerà la nostra esistenza personale. Il modo in cui le città risponderanno alle differenze farà sì che le nostre città saranno città umane o città disumane. C'è la necessità, anche se le parole possono sembrare enfatiche, di provare a pensare, a progettare una umanità nuova, perché se ieri il grande rischio che corravamo era il rischio di essere folla con un pensiero unico, quanti milioni di persone sono stati sacrificati sull'altare dei nazionalismi? Oggi il grande rischio che corriamo è il rischio della follia, il rischio cioè che ognuno parli, esprima se stesso nell'incapacità assoluta di incontrare l'altro. Permettetemi, lo dico come citazione culturale, nel rispetto delle sensibilità e delle religioni di tutti, perché tra l'altro questo è il tema. C'è l'antifona della Pentecoste che in questo senso però ci può essere utile.
l'antifona della Pentecoste che i cattolici preghiamo, dice: invoca lo Spirito Santo perché ci faccia capire, perché unisca ogni linguaggio. Lo Spirito Santo è quel dono che ci permette, pur parlando ognuno la propria lingua, pur essendo ciascuno in fondo se stesso fino in fondo, riesce a comprendere la lingua altrui, riesce a comprendere l'altro. E questo è il dono che invochiamo per ciascuno di noi, è il dono che invochiamo in questi giorni. Dicevamo che è una sfida bella incontrare l'altro, ma abbiamo anche la consapevolezza che è una sfida difficile. Nessuna ingenuità da parte nostra, è una sfida che richiede mentalità esodale, che richiede mettersi in viaggio, anche perché ciascuno di noi poi è fatto di abitudini, quello che è conosciuto ci rassicura e a volte non lo vogliamo lasciare. È una sfida che ci richiede mettere da parte la retorica. Oggi un problema così complesso viene affrontato con una retorica di cui veramente possiamo e dobbiamo fare a meno. Sia la retorica della ingenuità dell'accoglienza, parlo dell'ingenuità dell'accoglienza, che non si fa carico di quanto accogliere sia complesso e di quante risposte complesse richiede, sia chiaramente la retorica, no, di chi vuole alzare i muri, notizia di oggi che l'Ungheria vuole alzare un muro per evitare che i suoi confini possano essere occupati. Il Papa recentemente ci ha detto che alzare muri è facile, ben più impegnativo è costruire ponti, e i ponti sono quelli che dobbiamo provare a costruire. Vi dicevo, abbiamo bisogno di risposte non retoriche, di risposte complesse, di risposte educative, perché solo in ambito educativo possiamo mettere in campo pensieri e progetti lunghi. Abbiamo bisogno di risposte politiche, di risposte tecniche, il nostro tavolo stasera è in questa direzione, di risposte che vengono anche del mondo dell'imprenditoria, perché una buona integrazione sarà impossibile senza una dignità di un lavoro. E con la consapevolezza che oggi c'è un grande rischio che stiamo correndo, che è quella di far sì che, come dire, siano alimentate guerre tra i poveri. Il governo ha il dovere di prevedere risorse per tutti i poveri, per i poveri stranieri e per i poveri italiani, perché se le risorse per i nostri poveri diminuiscono ed è solo alimentato quel tipo di risorse, capite che si alimentano guerre inutili e pericolose tra i poveri, e per alcuni aspetti poi questo dà benzina a chi dice delle cose parzialmente vere, strumentalizzandole, no, per altri fini. Con tutto questo, complicazione, complessità, però c'è da dire una cosa: l'Italia penso che sta facendo del suo meglio. Oggi l'Italia, con tutti i suoi guai, con tutte le sue corruzioni, con tutte le mascalzonate, dicevo l'altro ieri che spesso, come dire, si stanno dipingendo gli stranieri come mascalzoni. È vero che ce ne sono alcuni mascalzoni. Quando arrivano nei nostri centri di loro, a volte mi colpisce nei primi mesi un candore, una verginità dell'anima, no, che io ho dimenticato, come dire, come verginità dell'anima presente tra di noi. Dopo qualche mese non riusciamo a contaminarli facilmente. Dicevo, ma a proposito di mascalzoni, spesso fin qui su queste vicende, se ci sono stati dei mascalzoni, ci sono stati più gli italiani, no, che non gli stranieri. Ripeto, fermo restando che quando faccio queste affermazioni sono consapevole, no, di tutte le potenzialità anche a delinquere di un sommerso, di una clandestinità, di persone invisibili che inevitabilmente per la loro debolezza rischiano poi di essere fagocitate. Dicevo, l'Italia merita oggi di essere portata come un modello che con tutte le sue fatiche cerca di fare del suo meglio, e dentro l'Italia, lo dicono anche i numeri, dentro l'Italia, la Sicilia e Ragusa, senza enfasi, qualcuno ha detto, io lo condivido, andrebbero oggi proposte, no, per il premio Nobel. Qui non si tratta di appellarsi a richieste di questo tipo, non è questo che anima il lavoro di tanti che lavorano in questa direzione, però mi pare importante custodire questa luce, e piccole e grandi speranze ne nascono dappertutto, pur in un momento che si presenta così conflittuale.
vi ringrazio per la presenza, che si rinnoverà in questi giorni. Mi verrebbe da ringraziare un sacco di persone, ma perderemmo un sacco di tempo, lo faremo via via in questi giorni nei festival. Ringrazio gli ospiti, ma prima di presentarli mi sembrava bello ai nostri presidenti onorari del festival, il vescovo Paolo Urso e il prefetto Annunziato Verdè, mi sembrava bello chiedere a loro un saluto di benvenuto. È con grande piacere che rivolgo a tutti gli ospiti, a tutti voi qui presenti, il saluto più cordiale, non solo a livello personale, ma a livello di comunità cristiana. Quella comunità che è attenta ai fenomeni che caratterizzano il momento che stiamo vivendo. E quella comunità cristiana che vuole rispondere in maniera coerente, in maniera corretta, alle domande che provengono dal territorio. E quindi con grande gioia, con grande rispetto, ma anche con grande cordialità, saluto tutti voi qui presenti, con una sottolineatura particolare, permettetela, per il Cardinale Montenegro, per una questione anche di vicinanza, di vocazione. Ma il saluto cordiale e affettuoso è rivolto realmente a tutti voi. E pensavo alla realtà della sfida. E pensavo che le sfide servono per crescere. Sono quelle sfide che noi poniamo ai bambini per aiutarli a diventare grandi, a diventare forti, a diventare persone capaci di rapporti nuovi, di rapporti corretti. E se questo avviene per la crescita dei bambini, credo che questo avvenga anche per la crescita dei popoli, per la crescita delle città. E le sfide servono a far crescere. Ed ecco perché non bisogna aver paura delle sfide. Le sfide vanno presentate e vanno colte per essere affrontate e risolte. Non ci si spaventa delle sfide, si guardano con molta realtà, con molto realismo, si guardano con molta obiettività, si guardano per quello che sono le sfide, e l'integrazione è una sfida particolarmente forte in questo momento, nella consapevolezza che affrontare queste sfide e superare queste sfide significa far crescere l'umanità della nostra gente. Ma c'è anche un altro elemento che ritengo importante. Le sfide vanno affrontate non individualmente o individualisticamente, ma le sfide vanno affrontate insieme. Insieme vuol dire tutti. Insieme vuol dire al di là di ogni distinzione. Vuol dire che la sfida viene posta davanti a uomini e donne che vivono in un territorio, perché questi uomini e queste donne possono affrontarle insieme e superarlo insieme per il benessere di tutti. Ed è quello che auguriamo a Ragusa, ma a tutte le città nelle quali il problema della integrazione è realmente un problema complesso, è una sfida grossa che chiede di essere affrontata e superata per la serenità delle nostre città e della nostra gente. Grazie a tutti voi. Anch'io rivolgo un cordiale saluto a tutti i convenuti, agli illustri relatori, tanti vengono da fuori, un cordiale saluto al Cardinale Montenegro, ma anche al prefetto Rosetta Scotto Lavina, direttore centrale del Ministero dell'Interno, rappresentante la dottoressa Iuzzolini, che rappresenta lo SPRAR. Grazie di essere intervenuti a questa manifestazione che un ringraziamento particolare va alla Fondazione San Giovanni, con il professore Solarino, che è stata l'anima di questa organizzazione. Io ho aderito con entusiasmo e ben volentieri, è stata presentata nei saloni della prefettura e oggi la prima giornata, poi la manifestazione si concluderà, come sapete, nella giornata del rifugiato, il 20 gennaio. Una manifestazione importante che non è fine a se stessa, perché oggi, in questo particolare momento che stiamo vivendo, questi flussi epocali che vedono in prima linea la nostra provincia, essendo il porto di Pozzallo
uno degli approdi principali insieme ad Augusta di questi flussi migratori che hanno subito una impennata fortissima in questi ultimi anni, e questo fenomeno che noi stiamo cercando di e siamo sommamente impegnati a fronteggiarlo in termini di soccorso e di accoglienza richiede queste manifestazioni, queste iniziative, perché sono iniziative che contribuiscono a sensibilizzare le comunità su questi problemi, ed oggi c'è bisogno, noi lo vediamo oggi per quello che sta succedendo non a sud ma al nord, che c'è bisogno di questa sensibilizzazione, c'è bisogno di divulgare la consapevolezza che l'accoglienza è un nostro dovere, è necessaria e che può e che richiede l'impegno di tutti. È una sfida, come giustamente diceva il nostro Vescovo, una sfida che noi dobbiamo accogliere e dobbiamo cercare di vincere in questi termini di soccorso, accoglienza, ma anche in termini di integrazione. Oggi si parlerà di integrazione, perché dopo l'accoglienza ci deve essere l'integrazione in una prospettiva di una società multietnica a cui ormai non possiamo sfuggire. Questa è la sfida e questo è il nostro compito, quello di sensibilizzare laddove ancora ci siano delle resistenze culturali su questo punto, che ormai è ineludibile che questo percorso della nostra società. Quindi grazie per questa iniziativa e buon lavoro, grazie. Ci siamo ripromessi con i relatori di poter ciascuno di loro offrire il contributo in 20-25 minuti. Abbiamo scelto appunto osservatori diversi. Iniziamo con il nostro cardinale Franco Montenegro, che è presidente tra l'altro nazionale della Caritas, da poco è presidente uscente di Migrantes. Grazie di questa presenza che sappiamo preziosa, no? Essendo oggi costretto da un'agenda molto impegnativa a 1000 spostamenti. Grazie e benvenuto. Buonasera, sono io che ringrazio per l'invito. Ringrazio per l'invito, saluto tutti, saluto il fratello Paolo, il signor prefetto, le relatrici che seguiranno. Io mi limiterò soltanto a dare alcuni elementi che sono già patrimonio comune. Faccio un po' da cornice a quegli aspetti tecnici che saranno affrontati. E dico subito che parlare di immigrazione non è mai stato facile, non lo è facile neppure adesso, perché attorno al problema dell'immigrazione orbitano tanti altri problemi di cui non si può non tener conto, e questi problemi tra di loro si intrecciano. Immigrazione, diritto a migrare, trattamento dei migranti, convivenza in una società pluralista, tratta degli immigrati, sfruttamento dei minori, condizione della donna, dialogo interculturale, riconoscimento e partecipazione all'autodeterminazione democratica, sicurezza. Sono tutti capitoli di questo libro che è l'immigrazione. Poi un'altra idea che è mia, ma credo che non sia soltanto mia, è che l'immigrazione non è il male, è soltanto il sintomo di un male. L'immigrazione denuncia un mondo ingiusto e denuncia un Occidente che va sfaldandosi. Gli immigrati sono in gran parte vittime della globalizzazione. Per loro migrare non è una scelta, è una necessità.
Globalizzazione e immigrazione sono gemelle indivisibili, secondo me. Eppure l'Europa, per difendere i propri interessi, vuol far entrare gli immigrati a capo chino e li vuole soltanto come strumenti di lavoro. Quando poi non ci sono più utili, questi diventano vite di scarto, superflui. E io spesso richiamo quando il Fondo Monetario Internazionale tempo fa disse che nel mondo c'è 1.300.000.000 di uomini in esubero. Cioè sono persone che se non ci fossero sarebbe meglio per tutti. Se scomparissero ci farebbero un favore, poi chissà perché devono essere loro a scomparire e non tocca a noi scomparire. Paolo VI, quando parlava dei poveri, e quindi credo che si possano adattare le sue parole anche agli immigrati, diceva: il povero è il nostro tormento se lo sfuggiamo. Se ce ne preoccupiamo, diventa la nostra gioia. Se ascoltiamo le sue silenziose lezioni, diventa il nostro maestro di vita. È il nostro compagno di viaggio che ultimamente è sempre al nostro fianco. Quasi per dire che del povero c'è bisogno, ma non perché serve a farci diventare più buoni, ma perché è un compagno di viaggio che ci aiuta a comprendere la vita. L'Occidente senz'altro ha prodotto risultati che sono patrimonio dell'intera umanità, letteratura, filosofia, arte, scienza, ma ancora dei buchi neri che non si riesce a chiarire. Noi riusciamo con abilità a mettere insieme l'idea di civiltà e quella della colonizzazione con i suoi perversi meccanismi economici che sono a scapito delle economie più precarie. Noi riusciamo a mettere insieme l'idea di giustizia e il sostegno a regimi corrotti. Le multinazionali, che potremmo definire i faraoni di oggi, continuano a creare schiavi affamati, denutriti ma anche arrabbiati. Mentre la Dichiarazione dei diritti umani, quella del 48, recita: tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Probabilmente la situazione che stiamo vivendo dovrebbe farci iniziare a convincerci che non esiste la cultura dell'Occidente, né l'Occidente come centro della civiltà. Perché è vero che in Europa è stata inventata la democrazia, in Italia abbiamo inventato il diritto umano, ma esistono in realtà tante culture con proprie caratteristiche, storia e dignità. Allora si tratta di accoglierle e di confrontarsi con esse. Abbiamo qualcosa da dare, ma tutti abbiamo qualcosa da ricevere dagli altri. Se un nordamericano utilizza in medio 600 litri d'acqua al giorno e un africano soltanto 30, se metà della popolazione mondiale per vivere a disposizione meno di $2 al giorno, se 4 cittadini statunitensi possiedono insieme una fortuna equivalente al prodotto interno lordo di 42 nazioni povere per complessivi 600 milioni di abitanti, se ciò che mangia un americano lo mangiano 3 italiani e quello che mangiano 3 italiani lo mangiano 1.000 africani, e cioè che uno mangia per 1.000, non dovrebbe essere difficile comprendere il perché delle carrette del mare e dei viaggi della speranza. È questa la crisi che obbliga la gente a fare i barconi per chi prende i barconi. Ma se andiamo ad Ancona sono le navi, se andiamo al nord via terra. La nostra è ormai la società dell'insicurezza, che è composta da due classi, dice qualcuno: coloro che hanno più pranzi che appetito e chi ha più appetito che pranzi. La gente fugge dal peggio verso il meglio. Loro fuggono dalla loro fame al nostro piatto. Sino a quando l'immigrazione sarà considerato un problema di sicurezza, lo è, ma non è l'unico problema, resterà oscurato l'aspetto umanitario
e significherà che terremo sempre meno conto dei diritti umani. L'Occidente cerca di difendersi considerando i suoi confini come invalicabili. Ecco l'idea geniale del muro, questo muro alto 4 metri che dovrebbe bloccare tutti gli immigrati che vengono d'altrove. Però io mi chiedo, come si riesce a fermare il vento? Anche se io chiudo le finestre e le chiudo bene, il vento resterà. Non è che alzando muri riusciremo a bloccare il traffico, e neppure bucando i barconi degli altri nel Mediterraneo. Perché è vero, bucheremo i barconi, andranno a fondo, ma sulle spiagge resteranno migliaia di persone che non verranno a batterci le mani perché abbiamo affondato i barconi, ma chiederanno: e adesso che dobbiamo fare? E allora noi non possiamo per niente tentare di bloccare il tutto senza tener conto che è proprio la globalizzazione a richiedere le frontiere che sono destinate ad essere varcate e superate. Con un semplice click del mouse si spostano ingenti capitali e ingenti merci. Ma stranamente poi rifiutiamo lo scambio di uomini che sono necessari per l'attualizzazione degli scambi precedenti. Come nessuno può appropriarsi dei beni come la terra, l'aria, il clima, l'acqua, perché sono beni dell'intera umanità, così è per i diritti fondamentali, le lingue, le culture, le religioni. Il non rispetto dei diritti fondamentali sfalda la convivenza umana e rende difficile la vita, soprattutto dei più deboli. Questo potrà portare, senza peccare di pessimismo in quello che sto dicendo, al bivio, diceva qualcuno, tra civiltà e barbarie, tra la forza del diritto e il diritto della forza. Rischiamo, in una sola parola, di tornare al Far West. Per adesso cacciamo gli immigrati, ma già abbiamo incominciato a selezionare tra giovani e anziani. L'anziano non produce, allora può stare dietro. Il giovane ha la precedenza. Siamo riusciti e stiamo selezionando tra chi non è armonioso nel fisico. I belli, le belle possono trovare il lavoro. Se ha un difetto, non ti danno il lavoro. E noi già siamo in una società che seleziona chi è più e chi è meno. In questa maniera, partendo da chi viene da lontano a quelli che sono vicini a noi, ecco, la legge del più forte avrà il sopravvento. E poi sarà invivibile non l'altra terra, la nostra terra, perché dovremmo combattere per tenerci il nostro pezzettino di mattonella dove siamo collocati. Oggi non c'è in gioco solo l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati, c'è in gioco il modello di civiltà del futuro. E se io guardo l'Europa, non mi viene allegria, perché la somma di tanti egoismi, è stato detto, non fa unità. Noi ci vantiamo di aver fatto grandi progressi nell'Europa unita e diciamo di avere l'Europa unita, però ancora è sbriciolata. E se si continua a calcare certe logiche, sarà sempre peggio. Difendere gli interessi dei forti facendo pagare il prezzo più alto ai deboli indebolisce la struttura della società. Si è detto per tanto tempo, ora si sente meno, che una società dimostra di essere civile nella misura in cui sa stare accanto ai più deboli. Probabilmente, più che la paura dell'altro, l'immigrazione fa venire la paura dello straniero che è in ciascuno di noi. Dimmi chi escludi e ti dirò chi sei. L'integrazione non è soltanto stare insieme, ma l'integrazione è gestire insieme il nuovo. E il mondo sta cambiando se tante popolazioni si stanno spostando. Ecco perché siamo chiamati a costruire il nuovo. Una società multiculturale che rispetta le diversità ha bisogno di quei valori che mettono insieme tutti,
ha bisogno di un'etica comune dei diritti, che è quella dei diritti fondamentali dell'uomo. Sui valori non è possibile il compromesso, né fare gli sconti. Il valore, i diritti, i valori o si prendono per quello che sono, oppure non li prendo. Accogliere non significa assimilare, che cioè la minoranza si adegua alla cultura dominante. Non possiamo chiedere agli immigrati di diventare come noi, di assimilarsi a noi, perché il farlo significherebbe far perdere loro la loro identità nazionale. L'accoglienza richiede l'integrazione e la stessa parola di integrazione significa dare e ricevere. L'integrazione ha dei tempi lunghi, l'integrazione non è tanto un percorso, cioè non è tanto un atteggiamento, è un percorso da fare insieme. C'è integrazione quando ci si sa confrontare e accettare valori e modelli di comportamenti diversi, e questo sia da parte dell'immigrato, che deve tener conto del luogo dove abita e di chi lo abita, ma anche da parte nostra. L'integrazione è incrocio di culture, non giustapposizione. Cioè nulla può essere dato come definitivamente assodato. Non è scontato che l'altro deve fare quello che dico io e io devo decidere quello che l'altro deve fare. Viviamo in una società che sta evolvendosi così velocemente che non c'è nulla di più anacronistico del riflusso e della chiusura. E intanto vogliamo questo. L'arrivo di popolazioni dalla nostra parte richiede un'integrazione graduale e progressiva nel rispetto, come dicevo, dell'identità e nel quadro della legalità e della cultura del paese ospitante. Accogliere non è soltanto ti esco dalle acque del mare, ti faccio vivere e basta. Accogliere dopo averti fatto venire fuori dal mare che ti stava risucchiando, mi metto accanto a te e cammino con te. Non sappiamo come si realizzerà questa integrazione, perché ancora siamo ai primi passi, ma senz'altro molto dipenderà da noi. Il pluralismo culturale, religioso, etico, oggi richiede un nuovo approccio alle diversità, purché non sia quella della tolleranza. Perché noi forse siamo più tolleranti che gente che integra. E la tolleranza significa, senti, io ti lascio in pace, tu intanto lasciami in pace, dimmi grazie perché ti tengo accanto a me e ringraziami perché non ti faccio fuori. Questo è il nostro tipo di accoglienza. Io chiedo aiuto come vescovo al Samaritano del Vangelo. Quell'uomo insegna, e lo abbiamo ascoltato proprio all'inizio del nostro incontro, che l'altro conta per me come e quanto io conto per me. Che l'aiuto all'altro non è il risultato della mia benevolenza verso di lui, ma della mia identificazione a lui. Io sono un uomo che va rispettato, lui è un uomo che va rispettato. La prossimità si realizza quando l'altro, che mi ricorda la mia povertà, finisce di essere se stesso per diventare me. Dove io non dico tu sei un altro, tu sei un diverso. Noi siamo insieme. E ricordiamoci quel proverbio, quel detto, nessuno è così povero da non poter dare niente agli altri e nessuno è così ricco da non poter ricevere niente dagli altri. Questo significa il termine solidarietà. Accogliere significa, è stato detto, saper ascoltare, abbattere i pregiudizi. Perché chi viene dall'Africa è un delinquente, un terrorista? E perché io che sono siciliano mi offendo se mi dovessero dire che solo per il fatto che sono siciliano sono un mafioso? Io mi arrabbio se mi dovessero definire così, però noi ci sentiamo liberi di dire gli altri sono quello che sono. Allora significa tenere un dialogo autentico, accogliere, donare se stessi. L'accoglienza c'è quando io mi coinvolgo sin in fondo.
Purtroppo questo momento non sta aiutando questo confronto sereno e arricchente, sta portando alla paura del diverso, considerato dai più anche un cattivo. E questo i mezzi di comunicazione stanno facendo un brutto servizio, perché non fanno altro che gridare dai all'untore, dimenticando il positivo di ciò che invece c'è. L'altro non è un attentatore alla mia identità. Probabilmente la presenza dell'altro mi aiuta a riscoprire e a sentire la gioia di quello che sono. Ecco perché l'altro non è un nemico. E oggi il Papa diceva: chiedo perdono per chi tiene le porte e soprattutto i cuori chiusi. No. Allora, quale società oggi? Abbiamo tre possibilità. Intollerante, quella che esclude e rifiuta le differenze. Tollerante, quella che accetta le differenze. Multiculturale, quella che include le differenze. La prima, quella intollerante, mi fa pensare che l'appartenenza a un gruppo etnico è un bene, ma non può diventare esclusivo. Ecco perché, sentendomi io il primo della classe e forse l'unico della classe, faccio nascere in me sentimenti di intolleranza, discriminazione e separazione. Non si vuole lo sterminio degli stranieri, è vero, però si chiede in una società intollerante che loro se ne stiano a casa loro. Una società così è condannata a stare sempre allerta, perché gli altri sono i pirati che vengono a toglierci la pace. Però io da loro posso andare a prendermi le materie prime. E il mio continente vive il progresso perché loro mi danno il necessario. Soltanto che io sono diventato l'Occidente ricco, loro continuano ad essere l'Africa povera, se parliamo di Africa. Poi c'è la seconda possibilità, quella della tolleranza. La tolleranza rende possibile la convivenza, però anche la tolleranza ha molti limiti. E tollerante significa sopportazione, non gradimento. Significa superiorità di chi accoglie nei confronti di chi arriva. Ti accetto che tu stai vicino a me. Se decido di no, per favore vattene. E poi c'è la terza, la società multiculturale. E credo che questo dovrà essere il modello del futuro, dove c'è l'incontro tra diversi e ognuno porta la propria tradizione, la propria cultura, le proprie ideologie. Le differenze non sono un attentato alla convivenza, ma sono un arricchimento. La tastiera di un pianoforte, se dovesse avere soltanto una nota, non permetterebbe l'armonia. Chi sa suonare ha bisogno di suoni diversi da mettere insieme. È vero che lo stare insieme può mettere in discussione la vita di un popolo e anche l'interpretazione della realtà, ma chissà se non è necessario ogni tanto sentirci in crisi, perché la sindrome del primo della classe può portare anche a atteggiamenti sbagliati. Ecco allora, questa società nuova può portare a una rivoluzione culturale. Insomma, richiede che passiamo dall'out all'et. Allora, siamo un popolo di razzisti? Forse no. I razzisti sono quelli che perdono le staffe quando si trovano al cospetto di un diverso. Noi, semmai, da buoni italiani, siamo un po' insofferenti. Diventiamo tolleranti, qualche volta addirittura carini, se intravediamo la possibilità di specularci su. Siamo opportunisti molto spesso. D'altro canto possiamo scusarci dicendo che nessuno è perfetto. E io tante volte porto l'esempio del razzismo quando, entrando nel bar, io e un immigrato non avremmo insieme a Messina, il barista a me diede il caffè nella tazzina di porcellana, a lui lo diede nella tazzina di carta. Non mi chiese se io stavo bene o meno,
però ha fatto così. Oppure, quando ero direttore di Caritas, sul giornale si affittava una stanza a uno studente universitario, telefono, c'è la stanza, sì, mando questo studente che era dalla Costa d'Avorio, la signora dice, no, già l'ho data. Lui torna, Tom, e dice, guarda, non è possibile, però anch'io sono un po' furbetto, ogni tanto lo faccio, Ho preso il telefono, ho ritelefonato alla signora, dicendo, sul giornale leggo, c'è, la stanza c'era, mi aveva detto che era ancora libera. Però noi non siamo razzisti, no? Noi abbiamo il cuore grande, però se viene uno dall'Africa che sa giocare a pallone, sa contare e sa fare l'artista, io lo pago perché venga e pago il biglietto per andarlo a sentire o a vedere giocare. Se l'altro, che ha lo stesso colore della pelle, non mi porta soldi, non sa giocare o non mi piace, voglio che se ne torni a casa. Allora, l'Europa che segnavamo come casa comune avrebbe potuto e dovrebbe cercare vie nuove riguardo alla pace, alla giustizia, alla salvaguardia del creato. Invece va esasperando le rivendicazioni e permette anche inumane stragi. 50.000 si dice che sono nel Mar Mediterraneo annegati, 25.000 contati e 25.000 no. Quest'anno, sino adesso, dicono che ne sono morti soltanto 3.500 e siamo ancora a metà anno. Diceva poco fa, venendo, ascoltavo la radio, un editorialista, credo, del Corriere della Sera, è strano che in Europa, con 50.000 immigrati entrati in crisi, in confronto a tutto il continente, è un numero irrisorio. La soluzione, forse, è la rivolta delle coscienze contro l'ingiustizia. Il credente rifiuta la negazione di sé e dell'altro. Il credente rifiuta la morte, il non senso, il nulla e il caos. Il credente sa che una via d'uscita c'è, la fraternità e il diritto di ciascuno a vivere. Il credente sa che la sua fede gli chiede di osare la giustizia, la pace per fede. E io dico sempre quella pagina, e vado verso la conclusione, quella pagina del Vangelo dove si parla del giudizio universale, il Signore non deve essersi preoccupato soltanto nel dirmi un po' d'acqua e un po' di pane, perché la parte più difficile è l'ultima. Quando Lui dice nell'immigrato, nell'affamato, io ci sono, allora vuol dire che se io non lo riconosco, io pur dicendomi credente, sto facendo professione di ateismo. Se qua vi porto l'Eucarestia, i credenti direbbero qui c'è Gesù. Chi dice non è vero, io dico tu non sei dei nostri. Quando nel povero io dico non c'è, io sono un ateo. La parola può sembrare pesante, ma difatti e quello diventa giudizio. Come l'Eucarestia è sacramento di giudizio e di condanna, anche l'immigrato può diventare sacramento di giustizia e di condanna. Allora, quando i popoli si spostano, per chi è credente, sono come una parola di Dio che si leva nella storia. Sono un urlo che giudica, esorta, incoraggia e spinge verso nuove terre promesse. Sapete nello Zingarelli che definizione si dà di intelligenza? Capacità di padroneggiare situazioni nuove o di risolvere i problemi, più che con l'esperienza, mediante la comprensione di rapporti esistenti fra i vari elementi della situazione. Con questa definizione dobbiamo chiederci se siamo intelligenti, ma qua non tocca a me affrontare questo tema, né mi permetterei di dire. Allora, chi aspira a gestire il sociale senza tener conto della presenza di altre culture, dimostra la sua incapacità a tentare il nuovo. Perché si mette in atteggiamento di difesa, mostra sospetto, indifferenza e ostilità. La ricchezza della comunità è data dalla diversità. L'altro è prezioso perché è diverso. È tempo che per gli stranieri, oltre che invocare aiuti, finalmente si invochi anche giustizia. Con gli aiuti uno straniero acquisterà una mentalità di desuguale, da assistito. In un quadro di giustizia, lo straniero si sentirà uomo più uguale a me e imparerà anche ad essere creativo, a mantenere il proprio equilibrio personale e a salvaguardare la propria identità culturale.
Finisco con alcune affermazioni che non sono mie, ma che meritano più rispetto delle cose che ho detto io. Il Papa a Lampedusa ha detto: «Sono venuto a risvegliare le vostre coscienze, che spesso sono rinchiuse in bolle di sapone. Siamo caduti nell'atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell'altare. Guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada e continuiamo per la nostra strada. Non è compito nostro e con questo ci sentiamo a posto. Chiniamoci su chi ha bisogno per tendergli la mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione. Ci vuole coraggio per far questo. E coraggio, l'ho detto tante volte, cor agire, ci vuole cuore, altrimenti niente». Kofi Annan ha detto al Parlamento europeo: «Un'Europa chiusa sarebbe un'Europa più mediocre, più povera, più debole, più vecchia. Un'Europa aperta sarà anche un'Europa più equa, più ricca, più forte, più giovane, perché purché sia un'Europa che gestisce bene l'immigrazione». Bisognerebbe rinvitarlo in Europa perché ripetesse queste parole per ricordarlo. E poi concludo con le parole di Antoine de Saint-Exupéry: «Costruire la pace significa costruire una stalla abbastanza grande affinché l'intero gregge vi si addormenti. Significa costruire un palazzo abbastanza vasto affinché tutti gli uomini vi si possano raggiungere senza abbandonare nulla dei loro bagagli. Non si tratta di amputarli per farli entrare tutti dentro. Costruire la pace significa ottenere in prestito da Dio la sua mantellina di pastore per poter accogliere gli uomini in tutta la vastità dei loro desideri». Grazie. Grazie al Cardinale Montenegro per la testimonianza, grazie alle amministrazioni che sono presenti. Ho visto arrivare Stefania Campo, le autorità, il questore, la dottoressa Cocciufre, il sindaco di Comiso, perché con loro si lavora, si fa sistema per cercare in qualche modo di rendere carne alcune delle indicazioni che ci sono state date.